Capitolo 17. Una settimana dopo, Dorian Gray era seduto nella serra di Selby Royal e conversava con la graziosa duchessa di Monmouth, che insieme col marito, un uomo sulla sessantina dall'aria affaticata, era tra i suoi ospiti. Era l'ora del tè e la morbida luce delle alte lampade coperte di pizzo che erano sul tavolo illuminava le porcellane delicate e gli argenti cesellati del servizio che la duchessa stava dirigendo. Le sue bianche mani si muovevano leggermente tra le tazze e le sue labbra turgide e rosse sorridevano a qualche cosa che Dorian le aveva sussurrato all'orecchio. Lord Enrico era sdraiato in una poltrona di vimini foderata di seta e li guardava. Su un divano color pesca sedeva Lady Narborough, sforzandosi di apparire attenta alla descrizione che il duca le faceva dell'ultimo scarabeo brasiliano aggiunto alla sua collezione. Tre giovani in elegantissimo smoking servivano pasticcini alle signore. Era una compagnia di una dozzina di persone. Altre erano attese per il giorno dopo. «Di che cosa state parlando?» chiese Lord Enrico, avvicinandosi al tavolo per posare la tazza. «Spero, Gladys, che Dorian ti abbia parlato del mio progetto di ribattezzare ogni cosa. È un'idea attraente». «Ma io non voglio essere ribattezzata, Enrico», rispose la duchessa, guardandolo con i suoi occhi magnifici. «Sono contentissima del mio nome e non dubito che il signor Gray lo sia altrettanto del suo». «Cara Gladys, per nulla al mondo vorrei cambiare i vostri nomi. Sono entrambi perfetti». «Io pensavo soprattutto ai fiori. Ieri colsi un'orchidea per metterla all'occhiello. Era una meravigliosa cosa maculata, potente e vera come i sette peccati mortali. In un momento di distrazione domandai a uno dei giardinieri come si chiamava. Mi disse che era un bel esemplare di Robinsoniana o qualche altro spaventevole nome del genere. È una triste verità, ma abbiamo perso il dono di dare bei nomi alle cose. I nomi sono tutto. Io non mi sdegno mai delle azioni, solo le parole possono offendermi. Per questo detesto il volgare realismo letterario. L'uomo che può chiamar vanga una vanga dovrebbe essere condannato a usarla. È l'unica cosa che gli convenga». «E allora come dovremmo chiamarti, Enrico?» chiese lei. «Il suo nome è Principe Paradosso», disse Dorian. «Oh, sottoscrivo senz'altro», esclamò la duchessa. «No, no, per carità», disse Lord Enrico ridendo e lasciandosi sprofondare in una poltrona. «Non c'è scampo dalle etichette, rifiuto il titolo». «I re non possono abdicare», ammonirono le belle labbra. «Vuoi dunque che difenda il trono?» «Sì». «Io offro le verità di domani. Io preferisco gli errori di oggi», ella rispose. «Mi disarmi, Gladys», esclamò, cogliendo l'intenzione delle sue parole. «Dello scudo, Enrico, non della spada». «Io non combatto mai con la bellezza», disse Lord Enrico, agitando la mano. «È un errore, Enrico, credilo. Dai troppa importanza alla bellezza». «Come puoi dir questo? Ammetto che, a parer mio, è meglio essere belli che essere buoni, ma d'altro lato, nessuno è più convinto di me che è meglio essere buoni che essere brutti». «Allora la bruttezza è uno dei sette peccati mortali?» esclamò la duchessa. «E che succede del tuo paragone a proposito delle orchidee?» «La bruttezza è una delle sette virtù morali, Gladys, e tu, da buona Tori, non devi sottovalutarle. La birra, la Bibbia e le sette virtù mortali hanno ridotto la nostra Inghilterra in questo stato». «Non ami dunque il tuo paese?» domandò lei. «Ci vivo». «Per poterlo criticare meglio». «Vuoi che ti dica il parere che l'Europa ha su di noi?» «Sentiamo». «Dicono che Tartufo è emigrato in Inghilterra e ha aperto bottega». «È tua, Enrico?» «Oh, te la cedo». «Non potrei servirmene, è troppo vera». «Oh, non aver paura. I nostri compatrioti non riconoscono mai una descrizione». «Sono pratici». «Sono più furbi che pratici. Quando fanno il bilancio pareggiano la stupidaggine con la ricchezza e il vizio con l'ipocrisia». «Eppure abbiamo fatto grandi cose».
Ce le hanno messe addosso per forza, Gladys. Ma ne abbiamo sostenuto il peso. Soltanto fino alla borsa. Ella scosse la testa. Credo nella razza, esclamò. È solo quel che sopravvive della forza. Ma ha un suo sviluppo. Mi interessa di più la decadenza. E l'arte? Chiese lei. È una malattia. L'amore? Un'illusione. La religione? Un surrogato alla moda della fede. Sei uno scettico! Oh no, assolutamente. Lo scetticismo è il principio della fede. E che cosa sei allora? Oh, definire è limitare. Ma dammi un filo da seguire. I fili si spezzano e potresti smarrirti nel labirinto. Oh, mi disorienti. Parliamo di qualcos'altro. Il nostro ospite è un soggetto piacevole. Anni fa lo avevano battezzato Principe Gentile. Ah, non ricordare queste cose, esclamò Dorian Gray. Il nostro ospite è piuttosto bisbetico stasera, disse la duchessa arrossendo. Deve credere che Monmouth mi abbia sposato per puro interesse scientifico, come il migliore esemplare di farfalla moderna che potesse trovare. Beh, bene. Spero che non vorrà trafiggervi con degli spilli, duchessa, esclamò Dorian ridendo. Ah, oh, lo fa già la mia cameriera, signor Gray, tutte le volte che è irritata con me. E perché mai si irrita con voi, duchessa? Per le ragioni più sciocche, signor Gray, credetelo. In genere perché arrivo alle 9:50 e le dico che devo essere pronta per le 8:30. Ma non ha proprio senso comune. Dovreste sgridarla. Oh, non oso, signor Gray. Diamine, è la creatrice dei miei cappelli. Ricordate quello che portavo alla festa campestre di Lady Hillstone? No, naturalmente, ma è molto gentile da parte vostra dire di sì. Ebbene, me lo fece con niente. Tutti i bei cappelli sono fatti di niente. Anche le belle reputazioni, Gladys, interruppe Lord Enrico. Ogni volta che si ottiene un certo successo ci facciamo un nemico. Per essere popolari bisogna essere mediocri. Non con le donne, disse la duchessa scuotendo la testa. E le donne governano il mondo. Credilo, non possiamo sopportare la mediocrità. Noi donne, come ha detto qualcuno, amiamo con le orecchie, così come voi uomini amate con gli occhi, seppure riuscite ad amare. Mi sembra che non facciamo altro, mormorò Dorian. Ah, allora voi non amate veramente, signor Gray? Rispose la duchessa con un tono di beffarda amarezza. Mia cara Gladys, esclamò Lord Enrico. Come puoi dirlo? L'avventura amorosa vive nel suo ripetersi e la ripetizione trasforma il desiderio in arte. Inoltre, ogni volta che si ama è l'unica volta che amiamo. Il mutar di oggetto non altera l'unicità della passione, solo la intensifica. In tutta la vita possiamo avere, nel più felice dei casi, una sola esperienza, e il segreto dell'esistenza consiste nel ripeterla il più spesso possibile. Anche quando ne siamo rimasti feriti, Enrico? Chiese la duchessa dopo un silenzio. Soprattutto quando ne siamo rimasti feriti, rispose Lord Enrico. La duchessa si volse e guardò Dorian Gray con una strana espressione negli occhi. Che cosa ne dite, signor Gray? Chiese. Dorian esitò un istante, poi rovesciò indietro la testa ridendo. Io sono sempre d'accordo con Enrico, duchessa. Anche quando ha torto? Enrico non ha mai torto, duchessa. E la sua filosofia vi rende felice? Non ho mai cercato la felicità. Chi vuole la felicità? Ho cercato soltanto il piacere. E l'avete trovato, signor Gray? Spesso, troppo spesso. La duchessa trasse un sospiro. Ah, io vado cercando la pace, disse. E se non vado a cambiare abito stasera non l'avrò. Vi coglierò delle orchidee, duchessa, disse Dorian, balzando in piedi e allontanandosi nella serra. Stai flirtando con lui in modo indegno, disse Lord Enrico a sua cugina. Sta attenta, è un uomo pieno di fascino. Se non lo fosse, non ci sarebbe lotta.
Allora i greci combattono contro i greci. Io sono dalla parte dei troiani. Combatterono per una donna. E furono sconfitti. Ah, ci sono cose peggiori della prigionia. Ella rispose. Ti slanci a briglia sciolta. È la vita che impone questa andatura. Fu la risposta. Voglio scriverlo sul mio diario stasera. Che cosa? Che un fanciullo scottato ama il fuoco. Oh, non mi sono nemmeno bruciacchiata. Ho le ali intatte. Sì, e le adoperi per tutto eccetto che per volare. Il coraggio è passato dagli uomini alle donne e per noi è un'esperienza nuova. Sì, ma hai una rivale. Chi? Egli rise. Lady Narborough, disse piano. Lo adora. Mi metti in ansia. Il fascino dell'antichità è fatale a noi romantiche. Romantiche. Possedete tutti i metodi della scienza. Ce li hanno insegnati gli uomini, ma non ve li hanno spiegati. Definiscici come sesso. Lo sfidò lei. Sfingi senza segreto. Ella lo guardò sorridendo. Quanto tarda il signor Grey? Disse. Andiamo ad aiutarlo. Non gli ho ancora detto il colore del mio vestito. Ah, devi intonare il tuo abito e i suoi fiori, Gladys. Sarebbe una resa prematura. L'arte romantica comincia dai momenti culminanti. Beh, devo lasciarmi una strada aperta per la ritirata. Al modo dei parti? Quelli si salvarono nel deserto. Io non potrei farlo. Le donne non hanno sempre la possibilità di scelta. Egli rispose. Ma aveva appena terminato la frase che dall'altro estremo della serra giunse un grido soffocato seguito dal colpo sordo di un corpo che cade. Tutti balzarono in piedi. La duchessa era irrigidita dal terrore. Con gli occhi pieni di paura, Lord Enrico si precipitò tra le palme alitanti e trovò Dorian Gray svenuto, il volto contro il pavimento di mattoni come morto. Fu portato subito nel salotto azzurro e disteso sopra un sofà. Dopo un poco tornò in sé e si guardò attorno con un'espressione smarrita. Cosa è accaduto? Domandò. Oh, ricordo. Enrico, sono sicuro qui. E cominciò a tremare. Caro Dorian, disse Lord Enrico, sei semplicemente svenuto tutto qui. Devi esserti affaticato. Faresti bene a non scendere a pranzo. Prenderò io il tuo posto. No, scenderò. Rispose Dorian balzando in piedi. Preferisco scendere. Non devo restare solo. Andò in camera sua e si vestì per il pranzo. A tavola fu di un'allegria impetuosa e spensierata, ma a tratti un brivido di terrore passava in lui ogni volta che ricordava di aver visto, schiacciato contro i vetri della serra, come un fazzoletto bianco, il volto di Giacomo Vane. Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Letto da la musifavolista Valentina Lale Ferraro, con la colonna sonora di Zero, copyright free music.